Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi finalmente posso dedicarmi a fare il cambio della scarpiera, perché nonostante sia fine novembre, io ho ancora dentro la scarpiera tutti i sandali, le scarpe estive, le scarpine di tela e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente sto andando in giro che sembro sembro una pazza, perché insomma ha iniziato a fare davvero freschino e andare in giro con le scarpine di tela e di tessuto non è proprio il massimo della vita. Quindi oggi finalmente mi dedico a fare questa cosa, metto via tutte le scarpe, tutti i sandali dentro le loro scatole, così li rimetto sul soppalco e tiro fuori invece tutti gli scarponcini e gli stivaletti, insomma le scarpe che effettivamente si utilizzano d'inverno. Volevo condividere questa cosa con voi perché magari ci sono, non so, dei piccoli trucchetti e delle piccole cose che io faccio che potrebbero essere utili a qualcuno. Non lo so, ragazze, spero di sì. Ci vediamo dopo. Mi sono appena resa conto che ho molte più scarpe estive che scarpe invernali. Allora, a parte che queste sono di Gian Giacomo e sono da controllare. Queste sono mie, ma mi stanno strette. Adesso vedo se c'è qualcuno a cui darle. Queste sono scarponcine di Gian Giacomo. Ci sono pantofole mie. Le mie Puma nere e le mie Puma bianche. Queste credo che andranno alla mondezza perché è diventata la para sotto completamente gialla e poi comunque si stanno rompendo, quindi queste penso che vanno direttamente all'inizio. Ah, qua ho le sneakers nere. Sinceramente non so neanche se tirare fuori perché sono in realtà di metà stagione e ho aspettato troppo. Qua ci sono altre pantofole, qua ci sono i miei stivaletti marroni, questi credo che siano i miei stivali Overdenim. I miei nuovi scarponcini, questi li ho presi su Zalando Privé in una delle svendite a 20 euro forse. Sono in pelle, scamosciata e l'odore è quello. Sono anche belli comodini. Questi sì. Questa abbiamo detto che è vuota. Abbiamo scarpe stivaletti primaverili, queste sì, e questa è vuota. Allora, procediamo. Thank you.
Ok, non è esattamente la sistemazione che avrei voluto, ma anche per quest'anno mi devo accontentare, visto che i ripiani sembra diventato impossibile averli. Niente, sopra è rimasto praticamente invariato, ho lasciato tutte le décolleté nelle scatole, qua invece ho messo un po' di scarponcini, quindi i miei scarponcini di prima donna, quelli di Chedivè, o Chedivè, non ho ancora capito come si dice, questi rossi, quegli altri che ho preso, come vi dicevo, su Zalando Privé, gli over the knee. Qua sopra invece ho i tronchetti di Anna Field, neri e blu un pochino più alti. Qua di lato invece abbiamo le ultime décolleté arrivate, quindi sotto ci sono quelle rosse, le zigne, sopra abbiamo quelle viola di Casadei e le Aldo, quelle multicolor, che non so se avete ancora visto, ma al limite vi metto una foto. E le uniche scarpe, diciamo, un po' più maschili che ho con i lacci, anche se di maschile non hanno niente perché sono rosa dorato. Invece nella parte di sotto abbiamo ho messo le scarpe da ginnastica e le sneakers. Ce ne sono due nelle scatole, due fuori, e poi qua ho lasciato lo spazio per invece gli stivaletti che sto indossando, che sono sempre di prima donna. Qua a fianco, non so se ve ne ho mai parlato, se ve li ho mai fatti vedere, non me lo ricordo sinceramente, ho i miei attrezzini da lavoro, tra virgolette attrezzini da lavoro, perché sono il deodorante della Omia, quello al teatrì, che per fare il lavoro per cui è stato fatto non è assolutamente adatto, ma è un ottimo, ottimo, ottimo deodorante per i piedi, ragazzi, per i piedi e per le scarpe. Infatti quando utilizzo le décolleté magari per una giornata intera, prima di rimetterle dentro la scatola, le spruzzo con il deodorante antibatterico, perché è un antibatterico, e poi le lascio asciugare qualche minuto e poi le rimetto dentro la scarpa, dentro la scatola, scusate. E poi ho questo, che è il Timodore, è una polvere deodorante che ha azione assorbente e antisudore, senza parabeni. Io questo l'ho preso al parafarmaco, in realtà me l'hanno dato per il problema della micosi che ho beccato, maledetta. È della dottor Ciccarelli, ma sinceramente io non è che l'ho utilizzata per quella cosa là. La metto semplicemente all'interno delle décolleté quando vado a metterle senza le calze, perché non c'è più il problema dello sfregamento e quindi non mi fanno le bolle. E poi qua ho le mie solettine, e poi qua ho le mie solettine di emergenza, che sono queste della Kiwi, che sono delle solette in, non lo so, materiale sofficioso, sembrano in foam, in gomma crepla, non lo so, e sotto hanno il silicone. Sono bellissime da mettere all'interno, sia all'interno dei sandali che delle décolleté, rendono il tutto più morbido. Poi ho le mezze solette, quelle per le punte, della Pharmamed, sempre in silicone, e anche queste in tantissime scarpe mi salvano la vita. E poi ho tenuto la bustina di questi, che dovrò andare a comprarne ancora un altro paio, perché pensavo che come queste qua si potessero spostare da una scarpa all'altra, invece in realtà sono adesive, quindi una volta messe all'interno di una scarpa non si possono più togliere. E sono, vediamo se riesco a farvelo vedere, sono questi aggeggini che si mettono qua dietro, il salvatallone credo che si chiamino, retrotallone in gel chiamasi. Questi qua, soprattutto sulle scarpe nuove che tendono a rimanere un po' più rigide, sono assolutamente indispensabili, su molte, non su tutte, ma su molte farebbero veramente comodo, e quindi questi andrò a comprarne probabilmente anche altre due paia, da tenermi sempre pronti all'occorrenza, e se ne ho bisogno ce l'ho già qua. Quindi questo è lo spazio che ho lasciato per gli scarponcini. E poi sotto invece ho un altro po' di scatole di sneakers e scarpe varie, diciamo un po' fuori stagione, perché sono quelle di mezza stagione che adesso non andrò più a usare per un po', e poi ho le mie pantofole, pantofoline varie, e sotto è rimasto abbastanza un casino.
però in questo casino io ci capisco. Quando metto via le scarpe cerco sempre di metterle via con la massima cura, in modo che poi alla stagione successiva le trovo già belle pronte e soprattutto non rovinate. Mi capita spesso quando ad esempio devo ritirare le scarpe, soprattutto le scarpe estive, che non ho tante scatole a disposizione, di metterle tante tutte insieme, come in questo caso. Vedete? Io le metto praticamente suola contro suola, così, e le sistemo all'interno della scatola tutte in fila. Così si risparmia davvero tanto spazio e soprattutto, come vi dicevo, se non si hanno tante scatole o non si ha voglia di mettere troppe scatole in giro, insomma, si guadagna davvero tanto tanto spazio. Bene, io ne ho approfittato già che stavo facendo e ho messo un pochino in ordine anche la scarpiera di Gian Giacomo, che era un casino assoluto. Adesso qua sotto ho spostato praticamente tutte le scarpine di mezza stagione, quelle che ho utilizzato estate, e qua gli ho tirato fuori, non si vede un tubo, gli ho tirato fuori tutti gli scarponcini e i biker, insomma le cose, e poi vabbè, un paio di scarpe da ginnastica gliele ho lasciate perché possono sempre tornare utili. Invece nella scatolina là sopra ho messo tutti gli accessori per la cura delle scarpe, quindi a parte la task bag che si vede, ci sono aspettate che vedo se riesco a non buttare giù tutto, ci sono dei lacci, ci sono oh santo cielo che non mi viene in mente come si chiamano, i lucci da scarpe, insomma, ecco. Perfetto, ce l'ho fatta. Ci sono tutti i vari lucci da scarpe con le spazzole, lacci di ricambio, come vi dicevo, e poi teniamo anche qua sempre a portata di mano questa, che è quell'attrezzo che serve a fare i buchi alle cinture, alle cinte, insomma. E naturalmente anche nella sua scarpiera, come nella mia, che forse non vi ho fatto vedere, ho messo uno dei profumatori di quelli alla vaniglia, come quelli che ho nell'armadio, perché è sempre piacevole quando si apre anche la scarpiera non venire investiti dalla puzza di piedi, ma bensì da un buon profumo di vaniglia. Ok ragazzi, io ho quasi terminato. Qua ho la pila delle scatole che devo andare a mettere al di sopra nel soppalco, ma adesso lo farò in 5 minuti netti. Ci ho messo un'oretta a fare tutte e due le scarpiere, sia la mia che quella di Gian Giacomo. Ho buttato via le scarpe che erano da buttare perché erano veramente ormai rotte, consumate, con la para completamente gialla a forza di lavarle, quindi in quel caso le butto direttamente perché non mi piace. Insomma, quelle che invece potevano essere ancora utilizzate, ma che a noi magari o stavano scomode oppure non ci piacevano più, le ho messe in una busta, insomma adesso le donerò. E poi niente, ho fatto un attimo una pulizia di tutte le carte, cartine e cartacee che si accumulano con tutte queste scarpe, e ho buttato via anche quelle, quindi ho dato una bella pulita generale, e adesso finalmente all'interno delle nostre scarpiere abbiamo le scarpe che utilizziamo giornalmente e non quelle che si usano in giugno, luglio e agosto, insomma. Ragazzi, io spero di esservi stata in qualche modo utile anche con questo video, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!